Le fonti Instant Focus, ancora ben trovati in diretta, e allora parliamo ancora e sempre di quello che sta accadendo in Ucraina, del conflitto Russia e Ucraina, e naturalmente, come spesso facciamo per tanti temi, lo analizziamo sotto più aspetti diversi, quindi naturalmente quello economico, cosa che facciamo sempre, quello umanitario, ed è questo il caso per capire un po' anche quali sono i risvolti a livello sociale anche nel nostro paese. Allora, leggete in sovraimpressione: minori dall'Ucraina, la mappa dell'accoglienza. Ovviamente non solo minori, sono tante donne, tanti bambini che stanno scappando dai luoghi di guerra, che arrivano anche in Italia, e sono quasi 35.000 i profughi. Ci sono tantissime iniziative per l'accoglienza che arrivano dai comuni, dalle regioni, insomma dalle singole città, appunto, che si stanno attrezzando per dare un rifugio a queste persone, e ci chiederemo durante questo approfondimento anche se è un po' una lezione che stiamo imparando, non solo noi ovviamente, e non noi come singoli, ma noi come comunità, come politica, come istituzioni, non solo italiana ma anche europea. Insomma, sarà un modo per tracciare una linea che si spera possa essere da esempio proprio anche per il futuro. Intanto saluto Fabio Massa, che ringrazio per Buongiorno. essere con noi a affariitaliani.it. Grazie Fabio per questo collegamento. Peraltro voi, come Affari Italiani, insomma, invito anche i nostri amici a prendere visione, avete dedicato non solo un pezzo, ma insomma approfondimenti su questo tema, quindi come aiutare i bambini ucraini in fuga dalla guerra, e adesso Sì. ne parleremo. Allora, beh, a livello umanitario la situazione è veramente preoccupante, importante, Fabio, però la macchina della solidarietà si sta muovendo. Facciamo un po' il punto anche rispetto alle informazioni che avete dato voi e che avete raccolto voi proprio in questi 20 giorni di guerra, perché parliamo di 20 giorni già ormai. Sono 20 giorni e come in tutte le guerre, le vittime sono tante, non solo al fronte, ma anche tutti quelli che affrontano viaggi di centinaia di chilometri per scappare. Dovete pensare che in Ucraina si prevede che cercheranno di scappare tra le 10 e le 15 milioni di persone, che è quindi il più grande esodo, mai affrontato dalla Seconda Guerra Mondiale. Attualmente sono 35.000 i profughi in Italia, quindi sono davvero pochi rispetto a quelli che arriveranno e sono previsti. Secondo alcune fonti che ho in Regione Lombardia, la Regione Lombardia sta cercando di capire come fronteggiare un potenziale arrivo di 600.000 persone, che poi non rimarranno ovviamente qui, ma verranno smistate in giro per l'Europa. Il più piccolo centro, per dare una dimensione di quello che sta succedendo, della Polonia, che ovviamente è sul confine, quindi è il primo punto di impatto, dopo soli 20 giorni di guerra, perché sono solo 20 giorni di guerra, sembra Sì. tantissimo, ma sono 3 settimane, smista 10.000 profughi al giorno. In Italia, con tutta probabilità, potrebbero arrivarne, transitarne un numero tra l'1 e i 2 milioni, ma non è chiaro ancora a livello globale. Quale può essere l'impatto? Abbiamo fatto un approfondimento, non su Affari Italiani, ma su tru-news.it, sul Veneto, che molto spesso viene additato come regione un po' razzista. C'è stato anche un comico che ha fatto tutta una pantomima su questa cosa, però alla fine il Veneto è la prima regione che si è attivata fattivamente per smistare i profughi che arrivano dall'Ucraina. In una joint venture tra affaritalani.it e tru-news.it abbiamo lanciato una petizione che però è un po' particolare, perché tra i più fragili che scappano ci sono ovviamente le donne e i bambini, e i bambini con le loro mamme, perché gli uomini non possono lasciare il paese. Tra i 18 e i 65 anni agli uomini è impedito lasciare il paese perché devono combattere fondamentalmente. Però quindi scappano le donne e quei bambini. Le donne come bambini, le prime che sono scappate, hanno fatto i cosiddetti ricongiungimenti familiari, ovvero arrivano in Europa laddove c'è già una famiglia di parenti che le può ospitare, e appunto si arrangiano un po' così. Ci sono altre famiglie che sono arrivate e che vengono adottate, tra virgolette, da italiani che tengono la madre con i bambini. Però che cosa succede quando i bambini arrivano alla frontiera e sono da soli perché la mamma non ce l'ha fatta durante attraversato, oppure perché erano orfani già prima? Sono 100.000 profughi
profughi di questo tipo che stanno arrivando, 100.000 bambini che non hanno né madre né padre. Sì. Ora, tutti fanno appelli per, è giusto, è giustissimo, bisogna donare risorse per fare in modo che incrementiamo la struttura dell'accoglienza. Tuttavia, se qualcuno volesse ospitare in casa un bambino ucraino orfano, non potrebbe farlo in Italia. Perché non può farlo in Italia? Perché per le grandi contraddizioni del nostro paese, che ha il cuore così grande, ha una legislazione veramente incredibile. L'Italia non ha mai recepito una normativa europea che consente l'affido internazionale per minori non accompagnati, ovvero gli orfani. Cioè, noi possiamo accogliere tutti, tranne i più deboli. Allora, visto che siamo tutti bravi a riempirci la bocca, soprattutto la politica è brava a riempirsi la bocca, chiediamo al Parlamento che faccia subitissimo questa legge, in modo tale che possiamo accogliere proprio i più deboli tra tutti, le donne, Che ovviamente i bambini, poi, ma Fabio, soprattutto i scusami, bambini che poi soli. sono proprio coloro che scappano dalle guerre, perché poi sappiamo, no? Quelli che non restano in territorio di guerra sono quelli che non possono combattere, quindi i più deboli che devono per forza lasciare quei posti. Però appunto è un cortocircuito anche qui, no? Possono scappare, arrivare in un posto, ma poi non si può fare più di tanto per dare loro sicurezza, perché di quello si tratta. Sì, stavo dicendo, tra tutti i fragili, i Sì. bambini che non hanno i genitori sono ancora più fragili, perché immaginatevi, arrivano in Italia e li devono mettere in un istituto. Cioè non hanno neanche la possibilità Certo. di avere un minimo di una famiglia o anche qualcuno che magari vuole aiutare, che quindi è ben predisposto. Finiscono nella macchina, nel sistema burocratico. Immaginatevi, ci stiamo male noi nel sistema burocratico, figurarsi loro che sono stranieri, scappano da una guerra che non hanno mamma e papà. Allora, visto che a noi ci serve solo di recepire una direttiva europea, facciamolo. Sembra la cosa Ok. più Assolutamente giusta. Fabio, senti, ti faccio una domanda, insomma, senza troppi peli sulla lingua, tanto né io né te ne abbiamo, soprattutto quando bisogna dire la verità. Ma quindi quando dire che insomma la solidarietà, la macchina della solidarietà, dell'umanità è un po' solo retorica nel momento in cui sappiamo che più di tanto non possiamo fare, cioè siamo tutti armati di, scusate il verbo un po' poco carino in questo contesto, ma insomma, dotati, ecco, mi piace di più, di buona volontà e di buoni intenti, ma poi insomma più di tanto sappiamo che non possiamo fare, quindi appunto sì, salviamo i bambini, ma poi li mettiamo in istituto, non possiamo dare loro un futuro, no? Però diciamo, beh, però siamo solidali e a livello umanitario non ci batte nessuno. Ecco, questo un po', è solo retorica a volte? Beh, innanzitutto il fatto che siamo solidali, che a livello umanitario non ci batte nessuno, in base a quale statistica, nel No, senso però che sai che a volte si dice, Fabio, per quello che sì, dico, ti faccio una domanda si dicono un sacco di appunto. cose, italiani brava gente, noi siamo tutti i Appunto. popoli dicono di se stessi che sono i migliori del mondo, ma poi non è propriamente così. Cioè, sicuramente abbiamo un valore in Italia che è il valore della solidarietà umana, le nostre comunità sono incredibilmente solidali e devo dire che moltissimi amici e moltissime persone che conosco da Milano hanno portato direttamente in Romania moltissimi, moltissimi beni di conforto, quindi ci sono tante persone che fanno del bene. Il problema, no, il nostro problema, secondo me, ancora una volta, è un po' la classe politica, nel senso che fin quando il singolo cittadino prende, dona i soldi piuttosto che raccoglie i pacchi e li porta lì, grandi applausi. Quando dobbiamo però fare un passettino oltre e magari riformare qualcosina per renderci davvero al passo degli altri, e lì facciamo fatica, perché bisogna studiare, perché bisogna mettersi ad approvarla. Intanto, mentre noi chiudiamo gli occhi, intere parti della nostra legislazione sono obsolete, ma Certo. lo si vede, questa colpisce i bambini, altre legislazioni colpiscono i malati, altre legislazioni colpiscono temi etici. Dobbiamo lavorare molto da questo punto di vista. Certo. Quindi, italiani brava gente, sì, fino a un certo punto. La No, gente italiana è brava, non no. tutti gli italiani. E la classe politica italiana dovrebbe forse svegliarsi ed essere un Ecco. pochino più velocina, ecco, più Adesso veloce. ci arriviamo diciamo, all'analisi anche della classe politica, l'ho detto e ho subito pensato di analizzarlo con te. Quindi
Come aiutare i bambini ucraini in fuga dalla guerra, Fabio? Cosa si... Insomma, anche per dare dei riferimenti a chi ci segue, no? Voi, ripeto, avete seguito e state seguendo proprio tutto quanto, avete fatto un appello, l'appello è quello di... Su change, esatto, Ecco. change.org, su change.org c'è questo appello, Sì? basta firmarlo e poi noi ci pensiamo noi a portare tutto all'attenzione della ministra Elena Bonetti e del Parlamento. Sì? Se uno invece vuole apprendere un po' di più su true-news.it, Certo. sicuramente c'è un bel approfondimento da questo punto di vista. E poi è una Ok, cosa che non costa niente, che al massimo massimo è un po' di pressione ok. sul No, Parlamento per beh, non fare è qualcosa per i che... bambini. Esatto, non è che ci vengono a rubare la casa se firmiamo, No, no? assolutamente. giusto Dubito che per... un bambino orfano possa essere un pericolo, No, ecco. no, no, ma nemmeno una richiesta, un appello, perché voglio Esatto. dire, abbiamo ancora almeno questo potere di chiedere, poi bisogna vedere se ci verrà dato, però questo è un altro discorso e lo vedremo, anzi seguiremo naturalmente tutti i vostri passaggi, ti prego di farci sapere se avete anche delle aperture Grazie. importanti. Allora, emergenza Covid e Ucraina, la politica ha imparato qualcosa? Titolo che ti propongo e ti spiego cosa intendo dire, quello che abbiamo detto poco fa, cioè cioè intanto a che livello siamo come classe politica nei confronti di argomenti e di prese di posizione di questo tipo, perché poi la politica deve mostrarsi nei fatti, no? Noi possiamo chiedere, loro però devono darci e fare. Perché dico ha imparato qualcosa? Perché quando parliamo di accoglienza, soprattutto a livello europeo, insomma, si fa acqua da tutte le parti e non ci si mette mai d'accordo e si litiga anche all'interno dello stesso paese, cioè in Italia, voglio dire, il tema dell'immigrazione e accoglienza è sempre stato, voglio dire, quello in pole position adesso si è un po', è un po' evaporato con l'emergenza Covid e adesso la guerra in Ucraina. Anzi, con la guerra in Ucraina abbiamo visto in realtà tutti, no, ben disposti a ospitare i profughi, a dar loro una casa, a dar loro anche in certi casi un lavoro, cioè in Emilia-Romagna alcune strutture alberghiere hanno deciso di dare vitto alloggio alle donne dell'Ucraina e di farle lavorare proprio a livello stagionale. Insomma, una macchina della solidarietà, per riprendere questa espressione, che non si è mai vista in altre guerre, in altre situazioni. Ha imparato la lezione la politica o credi che sia solo una facciata al momento da rivalutare poi? Allora, prima di tutto bisogna dire che la guerra in Ucraina è la prima guerra continentale, quindi sul nostro continente, perché quella è Europa, non Certo, è Asia, è certo, Europa, certo. dai tempi della guerra in Jugoslavia, praticamente, quindi, che fu un altro massacro, ma fu una guerra civile, peraltro. Quindi, la prima aggressione di uno Stato straniero a un altro, quindi la Russia che invade l'Ucraina, è la prima aggressione della seconda guerra mondiale. E non stiamo parlando di gente che arriva da lontano, ma di gente che noi naturalmente, in maniera empatica, concepiamo come nostri fratelli. Perché? Perché hanno la stessa religione, quella cristiana, non sono cattolici, ma comunque sono cristiani, hanno il nostro stesso sistema valoriale, perché ovviamente sono europei, hanno il nostro sistema economico. Abbiamo dei rapporti con loro che sono commerciali e di tutti i tipi. Importiamo la gran parte del nostro grano tenero, quasi tutto il nostro grano tenero lo importiamo da lì. Una parte dell'energia transita da lì. Insomma, li concepiamo come nostri fratelli, in certa misura. E questo vuol dire che siamo naturalmente ben disposti. Io ho avuto modo di moderare la dottoressa Akbar, che è un ex ministro del governo afghano prima dei talebani, che è dovuta scappare, attualmente sta in esilio, appunto perché sono arrivati i talebani e hanno levato tutti i diritti, specialmente alle donne, e quelli che erano del governo precedente erano a rischio di vita. Sì. E lei ho avuto modo di moderarla la settimana scorsa in un appuntamento organizzato presso le Stelline di Milano, e lei mi diceva, lei diceva, la cosa incredibile è che abbiamo chiesto 3 mesi fa, quindi 2 mesi prima dell'inizio della guerra, di fatto, 1 mese e mezzo prima dell'inizio della guerra, di accogliere non gli uomini, le donne afghane che rischiano la vita sotto i talebani in Europa come profughe, e l'Europa ci ha detto che non c'era più posto. È stato un mese e mezzo, ma il posto per tutti gli ucraini lo state trovando.
certa misura Ah, scusa Fabio, questo è. esatto, specifichiamo questo prima dell'emergenza ucraina, quindi è ovvio che se fosse stata data questa risposta dopo avrebbe avuto probabilmente un po' più senso, anche se il No, senso no, magari prima, è prima, prima, quindi prima. ce l'ha ancora meno Vuol il dire senso, ok? che, noi in certa misura purtroppo selezioniamo chi vogliamo aiutare e chi non vogliamo aiutare. Io non sono un teorico dell'accoglienza per tutto e per tutti. Non sono un teorico dell'immigrazione incontrollata e anzi No, beh, l'immigrazione di tipo certo. economico, vuol dire gente che scappa dalla povertà, va regolamentata perché giustamente non è che puoi scappare da un posto povero per andare in un altro posto, dovresti costruire la ricchezza dove abiti. Però Certo, è la diverso. guerra e il fatto che le donne vengono ammazzate per strada, bastonate per strada, come succede attualmente in Afghanistan, beh, la guerra è un'altra cosa. E chi scappa dalla guerra dovrebbe essere accolto, esattamente come stiamo facendo Sì, con gli anche perché ucraini. poi lì sono ovviamente discorsi complicati, però lì magari si potrebbe, così facendo, contribuire anche a, in qualche modo, dare il via a una sistemazione culturale, la definisco così, perdonatemi, non è proprio l'espressione, però appunto è complicato, culturale, cioè il fatto di salvare le donne anche da una situazione culturale che ancora non permette loro di vivere, perché di questo si tratta, no? Appunto di essere. Sì. Però io vorrei sottolineare, perché poi io tendo ad essere un po' fastidioso su No, queste no, no, cose, no, 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 vai, vai. vorrei Sì, sottolineare sì. che nell'Europa, nel quale vige il pensiero dominante, ed è giusto che esiste la differenza di genere, che Ma esiste il certo, problema delle donne come ma certo. retribuzione, si fanno delle battaglie idiote come quelle sulla Shoah, che sarebbe quel simboletto perché non si mette maschio o femmina Ma no, ma nelle Fabio, guarda, con me desinenze, io sono una donna, ma io o che si sono peggio dice di te su ministra, questo. che si Sì, dice sì. assessora, le Se, cartelle, se, eccetera. se, se. Nell'Europa dominata da questo tipo di elite Punto, culturale, appunto. quell'Europa dice no alle afghane e dice sì alle ucraine, cioè fa una discriminazione di pelle, Fabio, volevo, perché guarda, no, le no, no. une sono bianche con gli occhi azzurri e le altre sono more con la pelle più scura. No, no, Fabio, ma Ecco, tu questo è fai quello che avviene bene qui a da noi. essere fastidioso. Anch'io su queste cose sono fastidiosa e pensa che io posso attirarmi anche più antipatie visto che sono una donna, no? E sembra quasi che io non mi importi, che a me non importi dei diritti delle donne. E caspita, sono io una donna e ci manca anche io. A parte, sono attenta ai diritti in generale, cioè senza fare distinzione, donne, tutti dobbiamo avere gli stessi diritti, quindi a prescindere dal sesso, ma appunto è lì che volevo arrivare, cioè così facendo, cioè dando accoglienza a quelle donne di cui tu hai parlato, noi potremmo anche contribuire a livello europeo a cambiare una mentalità che ancora relega le donne ai margini, ed è dire poco relega le donne ai margini perché vengono bastonate e picchiate se non fanno quello che la cultura impone loro. Quindi voglio dire di cosa stiamo parlando, per quello Attenzione, assolutamente. attenzione, e noi parliamo delle donne, quello di cui abbiamo parlato prima delle donne è qualcuno che ha più diritti anche delle donne, che sono i bambini. Bambini, Ah sì, beh, io non sono assolutamente. particolarmente cattolico, anzi non lo sono affatto, però Gesù Cristo diceva che chi fa il ma male al più piccolo tra noi, ovvero i bambini, dovrebbe augurarsi di essere buttato con una macina al collo nel fondo dell'oceano, perché subirà un'ira del Signore ancora più pesante. E io non sono cattolico, No, lo no, diceva lui. Il che certo. vuol dire che rispetto agli uomini e alle donne, chi ha più diritti sono i bambini. Bene, noi non consentiamo di avere l'affido ai bambini, avere la casa ai bambini. Cioè, Certo. di questo stiamo parlando noi. E però poi mettiamo la targhetta assessora, mettiamo la Va schwa, bene. ci fanno tutte le cose sul fatto che i convegni, se non sono pari di uomini, pari donne, allora oddio c'è una differenza di genere e poi bisogna pensare al bi trans. Boh, ecco, queste cose qui io non le concepisco di fronte poi a dei casi concreti come quelli che ho detto, che non sono inconfutabili, quello che sto No, no, dicendo non ha assolutamente. discussione, Anch'io, cioè è sicuro anch'io. ovviamente così. Assolutamente, come non è vero che le donne sono sempre più brave degli uomini, probabilmente Ma Fabio che Massa diceva? probabilmente è più bravo di me, insomma, Ma ma vabbè, no, no. ma no, è una battuta, dai, per dire che però appunto spesso ci incartiamo e seguiamo cose senza senso e non, peraltro non sappiamo nemmeno quello che tu ci hai raccontato, no? Non sappiamo che viene rigettata una richiesta che invece dovrebbe essere proprio in virtù di quanto diciamo a proposito della parità di genere a livello europeo dovrebbe essere scontata, cioè non rigettata la richiesta, ma accolta totalmente. A proposito di accoglienza, Fabio,
Perdonami, torniamo prima di salutarti ancora sull'appello che avete lanciato e su ciò che porterete dal ministro. Guarda, lo faccio apposta, non dico Guarda. ministra, non mi piace ministra. Guarda, senti, io poi sono una linguista, sono laureata in linguistica italiana, a me non piace la storpiatura della lingua italiana che è così bella. Allora, ma non avete ancora, quindi non sapete, insomma, non avete ancora avuto contatti o sì? Mi è sfuggito questo aspetto. Abbiamo avuto, beh, ovviamente noi facciamo questa cosa perché ci è stata anche richiesta dalle associazioni che Sì. si No, occupano di questo. Quindi non è che noi siamo no, nati con la scienza in culo. certo, vabbè, Ci hanno certo. chiesto, guardate che c'è questo tema, si porrà con sempre più forza. E quindi dateci una mano. E noi, che siamo piccolini, perché non è che siamo tutta gente che è normale, e abbiamo provato a mettere in piedi questa cosa. Oggi partiamo con un po' una campagna su change.org, ricordatevi change.org e true-news.it per appunto firmare questa cosa. Da quando metto giù con te, diciamo così, Sì. a stasera e tutti i giorni successivi, io romperò le scatole a tutti i miei contatti politici, così come lo faranno tutti i miei amici, per cercare di dire, ehi, bisogna fare qualcosa. Non so se ce la faremo, però insomma, tentar non nuoce, non è una Vabbè, cosa di tentarlo nuoce, sicuro. se non si tentano le cose non si saprà mai se si otterranno i risultati, no? Voglio dire, il mondo non è dei più forti, o meglio lo è anche, ma è anche di chi osa di più, perché altrimenti, poi soprattutto se si fanno le cose tutte insieme. Ovviamente hai la mia disponibilità a Grazie. divulgare il messaggio. Fabio, grazie. Naturalmente aggiorniamoci così insomma, ripeto, siamo anche noi aggiornati sui passi fatti. Grazie mille a Fabio Grazie a Mazza, voi, grazie a tutti. affaritaliani.it e a Grazie. presto. Grazie. Grazie.